quanti i miei ospiti, credo che l'abbiate tutti quanti ormai, che sono 300, una roba del genere, ci sono praticamente tutti e chiunque, e quindi comincio in questo momento il 20° anno dei miei salotti, quindi anche questa è una ricorrenza abbastanza particolare. E lo comincio questo 20° anno con un amico a cui voglio un bene incredibile, e che fra l'altro è un grande artista, perché io mi ricordo cose bellissime che hai fatto, è vero. Nel mondo che è nata al Cairo, di cui sono amica di Facebook, e che così alla cieca un giorno mi aveva raccontato, quando ero all'inizio di questo progetto, del fatto che a casa sua c'era l'usanza che la domestica, quando veniva la mattina, preparavano il caffè, lo lasciavano depositare, poi lo bevevano e poi la giornata cominciava non prima che venissero letti i fondi del caffè. E trovavo un racconto meraviglioso, ora devi scrivermela questa cosa. Beh, così, ecco. Vai Giancarlo. Beh, allora, buongiorno a tutti. Intanto, adesso qui esagerano i miei amici nel definirmi un esperto di caffè, forse perché lavoro in questo mondo pensano tutti che io sia un esperto di caffè, in realtà sono un appassionato di caffè. Certo, ci lavoro, io di lavoro cosa faccio? Faccio il mercante di caffè. Dura perché ci saranno sbandate di impressioni inevitabilmente. A proposito, mi piace una riflessione di Churchill, dopo aver terminato un discorso di 4 ore alla Camera dei Comuni, concluse dicendo: scusatemi tanto, non ho avuto il tempo per scrivere un discorso più breve. Dovete, la concisione è una cosa difficile per chi scrive, è una cosa ben nota. Caffè. Il caffè è la bevanda sovversiva per eccellenza. E anche lì fa parte della nostra vita proprio per una casualità, perché tutto si è equalizzato contro questa bevanda.